Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno dalla chiesa di Scalon di Portoviro, per l'ultimo saluto a Tony Scabin, il leggendario capitano del Contarina e poi allenatore di tante squadre del Delta, dello Scardovari, del Chioggia, del Cavarzere e anche dell'Adriese. Vogliamo ricordarlo con le parole di un grande giornalista che è Germano Bovolenta, grande firma della Gazzetta dello Sport. Tony Scabin era un capitano. Tony era il football, anzi è il football, come dicevano i nostri vecchi. Cioè il calcio, Tony era poi un sacco di altre belle cose. Gloria, bandiera, vessillo, esempio e punto di riferimento. Ma soprattutto Tonino era un uomo in campo e fuori. Un ombre vertical, come dicono in Spagna. Giocatore delizioso, intelligente, presente con tanta semplice felicità di tempi e gesti calcistici. Non era un fasso tutto me, ma quando pensavi a Contarina, a quel grande Contarina, ti veniva in mente subito e solo Scabin, il migliore, Tonino. Per me, ragazzo di campagna, nei favolosi anni 60, Contarina era il cinema Eden, il Dancing Mille Luci e il campo di Via Battisti, dove giocava la squadra rossonera, la più bella e più forte del Polesine. Erano rosso e neri come i diavoli del Milan e facevano paura a tutti. Ma erano soprattutto i terribili contarinanti. Bastava il nome. E Tony Scabin, capo silenzioso ed indiscusso di quello squadrone, lo vedevi lassù, nel punto più alto. Adesso vogliono ricordarlo per sempre con il suo nome in alto, nel cielo, sopra lo stadio della sua città. Mi sembra giusto, anzi doveroso, un passaggio obbligato. Tony era, è un figlio di Contarina, Donada, Portoviro. La bandiera con la B maiuscola, come Meazza, come Mazzoli a Rivera a Milano, Boniperti nella Torino Juventina, Bulgarelli a Bologna, Antonioni a Firenze e Totti a Roma. Le bandiere, quelle vere, sono destinate a sventolare per sempre. Germano Bovolenta.